centro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io. In apertura oggi un personaggio religioso molto conosciuto e amato dai bresciani, San Lodovico Pavoni. Lodovico Pavoni nacque a Brescia nel 1784 da nobile famiglia. Nel 1807 venne ordinato sacerdote e iniziò un'intensa attività catechetica. Segretario del Vescovo e poi canonico del Duomo, fondò il Pio Istituto San Barnaba per i giovani poveri della città, ampliato poi con una sezione dedicata ai sordomuti. All'avanguardia fra i pedagogisti sviluppò un suo metodo educativo basato su prevenzione, centralità della fede e importanza del lavoro, poi ripreso da Don Bosco. Fondò quindi la Congregazione dei Pavoniani, frati operai. Morì a Saiano nel 1849 durante le 10 giornate di Brescia, mentre si adoperava per portare in salvo i suoi ragazzi. Ecco il modo di dire di oggi, non ne abbiano a male eventuali medici o infermieri, insomma, al nostro ascolto, che salutiamo e ringraziamo. Fal dedutur, volontà del Signor. Siamo da Ottica Renzo in via Aldo Moro 32 a Brescia, in questo negozio bellissimo, luminoso, elegante. E a proposito di eleganza c'è Monica. Ben trovata Monica. Ciao. Che ci fai da Ottica Renzo? Come lo conosci? Ti trovi bene? Allora, io mi trovo benissimo. È tantissimi anni che sono cliente da Ottica Renzo e sono praticamente di famiglia. Vasto assortimento, qualità delle montature, delle lenti, poi sei seguita, coccolata, Alberto e i suoi collaboratori sono molto bravi, vero? Esatto, sia io che i miei genitori, mio figlio, cioè tutta la famiglia è qua. Va bene, allora lo consigliamo vivamente anche voi. Tu che fai di bello nella vita, di che ti occupi? Io sono un'impiegata. Impiegata, molto bene. E capisci un po' il dialetto? Lo parli? Sei di Brescia? Sono di Brescia, ma più o meno. Ah. No, capirlo lo capisco, parlarlo... Vabbè, tanto non devi parlarlo, devi solo capire. Allora, prova, cioè, te lo faccio leggere, dai. Fal, prova a leggere. Fal de dutur, volontà del Signore. Ah, beh, hai capito qualcosa, qualche parola? Allora, fallo del dottore, errore del dottore, volontà del Signore. Sì, questa è la traduzione. Ma come lo spiegheresti, Monica? Allora, se il dottore sbaglia, poi sarà volontà del Signore. Ti affidi un altro dottore che ha la cura, esatto, oppure... Esatto. Grazie Monica, andiamo a Napoli, vediamo come sono andate le cose là. Elisa e Fabio nel cuore di Napoli, due napoletani? No. Di dove? Di Brescia. Palde dutur, volontà del Signor. Oh, mi pare vero sentire questa bella cadenza brescianotta a Napoli. Hai capito qualcosa, Fabio? Vai. Fallo l'errore. Non pensare a cose peggiori, eh. L'errore del medico, del dottore. L'errore del medico è la volontà del Signore. Se il medico sbaglia, a chi ti affidi? Al medico. Al medico, ancora. Se il medico sbaglia... A un altro medico? No, al Signore. Infatti, al Padre Eterno. Giuseppe, fa la moglie. Tu sempre zitto. Fal del dottor, volontà del Signor. Brava, è quasi più bresciana di te. O del Duber, che mi sembrano miei fratelli. Vai. Fal del dottor, l'errore del medico quando il medico sbaglia. Che facciamo? Che facciamo? Se il medico sbaglia, lei che fa, Pinucci? Volontà del Signor. Se il medico sbaglia la terapia, le medicine, la diagnosi, lei che fa? Lei non ha bisogno del medico e mai avrà bisogno del dottore, però... A quel punto la volontà di chi è? Di Dio. Esatto, di Dio. Lui, bravo, perché è proprio il marito che tutte le mogli vorrebbero, silenzioso, ubbidiente. Lei, Giuseppe, fa solo quello che vuole la moglie. Esatto, per fare, comanda lei, io comando fuori casa, casa comanda la signora. Quindi qui a Napoli comanda lei, siamo fuori. Esatto, appunto. Da Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito e tutto, arrivederci, ciao.